Stiamo incamminandoci verso la fine dell'anno liturgico e la Chiesa ci propone il capitolo di Matteo in cui ci parla della venuta del regno di Dio, del giudizio finale. Un giudizio, quando si sente parlare di giudizio, quando si sente parlare di legge, quando si sente parlare di giudici, viene sempre la paura. E il rischio grosso di aver paura di Dio che viene è un grosso rischio che Dio fa di tutto per dissipare dalla nostra mente e ci propone la sua venuta come una grande festa di nozze. Sì, una grande festa di nozze. Una nozze, una festa di nozze a cui noi siamo tutti invitati. E stasera, e oggi, in questo giorno, il Signore ci sottolinea un aspetto, l'attesa dello sposo. Era un po' l'atteggiamento fondamentale della prima comunità cristiana, che pensava che arrivasse da un momento all'altro, per cui vivevano con le valigie pronte. No, a noi invece, che siamo qui addirittura a lottare contro l'ateismo, che sappiamo che non è imminente la venuta dello sposo, che cosa ci dice il Signore? Ci dice il Signore di stare svegli, di non addormentarci in questo mondo, ma di aspettare in piedi il Signore che viene. E il Signore viene nella misura in cui noi gli prepariamo lo spazio in cui Lui viene, in cui noi lavoriamo per la Sua venuta. Questo ci dice il Signore. Aspettare in piedi, aspettare con impegno, e mentre il mondo si è addormentato, dorme, il Signore aspetta soltanto che i cristiani siano svegli per prepararne la sua venuta. C'è un'altra immagine, quella dell'olio che viene a mancare. Che cosa rappresenta l'olio? Beh, sicuramente rappresenta la sopravvivenza della fede che ci fa aspettare il Signore, che in tutte le situazioni ci riempie il cuore di speranza, perché il Signore viene anche in questo momento qui. State tranquilli che passerà la crisi, state tranquilli che passerà la pandemia, state tranquilli che ritornerà la serenità di nuovo, perché il Signore sicuramente arriverà, il Signore tornerà. E come ci ha sostenuto, ci ha ripetuto e ci ripete continuamente il Papa, non lasciamoci rubare la speranza, ma essere cristiani vuol dire rimanere nell'attesa continua, in piedi, lavorando, illuminati dalla fede, sicuri che il Signore verrà. Tutto quello che facciamo, lo facciamo, come diciamo nell'Eucaristia, nell'attesa della sua venuta. Buona attesa, buona domenica.